Ciao a te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giugherini in questo nuovissimo video random del sabato. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like ai video è assolutamente fondamentale, per cui mi raccomando, se il gioco di oggi vi piace, spolliciate. Ebbene, eccoci qua come al solito con un gioco completamente a caso, anche in questo caso preso dal Game Pass. Prima di decidere di giocarlo ho fatto, diciamo, un piccolissimo sondaggio su Instagram, per cui vi ricordo ragazzi che se doveste avere i vari social trovate in descrizione qua sotto la mia pagina Instagram e la mia pagina Telegram, per cui mi raccomando andate a seguirmi anche lì. E quindi vi ho chiesto su Instagram se questo gioco in effetti potesse essere adatto per farci un video random del sabato, e veramente tanti di voi mi hanno detto di sì, perché in effetti non ha una trama vera e propria, nel senso sì ce l'ha, ma non fa parte di quei giochi che iniziano, no, e finiscono, nel senso che c'è sta proprio una storia che gli devi stare dietro. Quindi mi avete detto assolutamente di sì. Ringrazio chiunque appunto ragazzi abbia risposto al sondaggio. E quindi eccoci qua. Caso ha voluto che appunto disponibile col Game Pass ci fosse Hello Neighbor 2. Considerate che quindi io non ho mai giocato né visto alcunché su Hello Neighbor. Non ho neanche la minima idea di che si tratti ragazzi. Cioè mai visto niente. Quindi non ho la minima idea di quello in cui mi sto mettendo. E una volta installato il gioco e aperto il menu principale, ragazzi, sento questa musica così tetra. Sinceramente non riesco a capire. Non riesco a capire. L'unica cosa che so di questo gioco è che forse è un pochino creepy a tratti, e quindi questo lo rende ancora più interessante. Completamente al buio questo gameplay di oggi, completamente. Quindi eccoci qua, direi di andare a selezionare una nuova partita. Ma che bel furgoncino. Questi dovremmo essere noi? Era anche nel menu principale. Sospetto. Ah, journal, ok. Quindi sì, investigo, ok. Andiamo ad investigare in pratica, siamo giornalisti. Questo mi sembra chiaro. Buono il caffè. Da quante ore siamo qui? Parecchie ore. Siamo arrivati di giorno, adesso è piena notte. Oh. Pronti con la macchina fotografica? Ma che bel micetto! Amore, giustamente vedi un gatto e... What the fuck? Che fai? Vieni a minacciarmi? Sta venendo a minacciarmi? Davvero? Ma io chiamo la polizia, eh? Non chiamo la polizia! Ehi! Hey! What the fuck? Ma io ti denuncio! Che cazzo? Che cavolo è? Che no! E ci siamo schiantati. Ma questa cosa è gravissima, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Io, questa intro è terrificante. Cioè, in pratica siamo venuti ad indagare su questo tizio. Lo abbiamo visto con i nostri occhi praticamente rapire un bambino. E che facciamo noi? Cioè, restiamo lì e lui che fa? Invece di cagarsi addosso e dire oddio, questo mo va a chiamare qualcuno, va a chiamare la polizia, adesso sono nella cacca, nella merda, eh? No, viene a spaccarci il furgone. Poi riusciamo a scappare, ma una creatura non me li identifica, ci sbarra la strada e in pratica ci schiantiamo. Che meraviglia, veramente tutto meraviglioso. Vabbè, ma un piccolo tutorial, qualcosa ce lo fate fare? O io so solo che ci accucciamo così, col tasto cerchio. Non posso fare altro, davvero? Allora, possiamo saltare con X e questo ok. Ok, col tasto X, vabbè, quadrato, possiamo azionare le robe. Ok, ma dove siamo finiti? Non mi dire che è il fienile del pazzoide. Io me ne voglio andare tipo adesso. Premi Y per aprire l'inventario. Premi giù per nascondere o visualizzare un oggetto. Perfetto. Ma che carino il nostro inventario. Oh, la nostra borsetta. Sono le 10 di sera, ragazzi, precisamente. Ma di qua che cosa c'è? Scusate, ma fatemi ficcanatare.
Cioè, che vuol dire che facciamo rumore? Ok, qua serve un piede di porco per aprire la cassa. La posso spaccare? È qui il piede di porco. Ci salto sopra, Dio santissimo. Non posso fare niente. Va bene, oh, ma allora, certo, scusa, tieni premuto R2 e rilascia, fantastico. Ma la chiave è molla là. Che bello, il piede di porco. Quindi R1 per interagire a volte, eccetera, eccetera. Lo metto a posto. Questo lo piglio. Inventario con Y. Ammazza come diventano piccole le cose. Altro ragazzi che Mago Merlino e la sua valigetta. Sono passati. Ma come scorre il tempo? Oh, oh, oh. Ma scorre troppo veloce il tempo. Non mi piace. Allora, qua servono comunque degli ingranaggi. Quindi più di un ingranaggio, in effetti. Quindi se tipo io seleziono questo adesso, che succede? Lo posso inserire? Non è qua? Non è qua. Non è qua e qua. Perfetto, va bene. Allora, abbiamo un piede di porco, ragazzi. Abbiamo una chiave che immagino apra questa serratura. Ok, la prendiamo tipo subito. Ecco fatto. Apro. Qua c'è un altro ingranaggetto. Ma pure qua abbiamo gli ingranaggetti. Ma che bello. Allora, lo mettiamo qua. Ok, questo è il suo posto. Ce ne mancano tipo altri uno. Un altro. Almeno così sembrerebbe. Dove lo pesco l'altro ingranaggio? Scusate. Col piede di porco posso sfondare qualcosa magari, no? Posso sfondare qua? Ah, perfetto. Mi apro la strada. Ma che meraviglia. Sì, con A scavalchiamo. Qua c'è una meravigliosa balla di fiera. Una carriola tutta scassata. Perfetto. Per arrampicarsi basta far così. Semplicissimo. Ma una torcia non ce l'abbiamo, scusate. Qua non c'è niente. Qua dentro, di qua, no, non c'è una mazza. Però posso scavalcare. Forza, forza, eccolo qua. Preso. Mio, mi butto di sotto. E vai. Perfetto, strada veloce. No, strada veloce è qua, è di qua. Ok, sono qua l'ingranaggio. Ecco fatto, guarda. Che meraviglia, adesso si apre? Funziona? Ma dai, funziona! È quella la casa del vicino, pazzoide? È proprio lei? Ma stiamo scherzando? Ma molla la mia macchina! C'ho le prove che ti incastrano, bastardo! Ma ci rendiamo conto? Cioè, questo mi stava aspettando fuori dal fienile. Ha aspettato pazientemente che io mettessi tutti gli ingranaggi al loro posto. Quindi non è che poteva sfondare la porta. No, giustamente. E che ha fatto? Mi ha rapito? Che belle scarpine! Cioè, mi ha tirato una badilata. Ah, ma pure fasciato la testa. Cioè, si è pure preoccupato giustamente di curarmi. Mi pare ovvio, ma dove siamo? What the fuck? Ma quest'uomo è malato. Che è? Oh, che è? La polizia? Ma c'è la pula? C'è la pula! C'è la pula, ragazzi! Oh, io devo andare fuori. Devo andare tipo now. Ma ho preparato pure da mangiare. Ma che è sta porcheria? Oh. No, 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 ragazzi. Niente storie. Io devo andare fuori. Anche se ci sono telecamere tipo praticamente dappertutto. Perché ho bisogno della polizia. C'è qualcosa? Madonna, raga, ma sta roba è più complicata di quello che pensassi. Qua ci possiamo mettere cassette. Qua c'è un altro piede di porco. Vabbè, ma a me questo non mi interessa. Cioè, io voglio uscire. Voglio uscire, la polizia è qua sotto? Ma dov'è la polizia, scusa? C'era la ripresa un attimo fa, l'ho vista. Evidentemente non è appena qua fuori. No, deve essere da un'altra parte. Che sfiga grandissima. Va bene, va bene. Dobbiamo vedere di scendere, non lo so. Cioè, che facciamo? Io me ne voglio andare. O devo riuscire, cioè... Non sto capendo bene qual è la cosa che devo fare, in effetti. Ah, ma non eravamo in casa. Boni, mo qual è la casa del pazzoide? Cioè, questo c'ha un nascondiglio segreto incredibile. Veyron Krups Nebnar. Non so cosa sia sta roba. Fatto sta che, cioè, questo c'ha un nascondiglio incredibile. Tiene sott'occhio tutta la città con telecamere che probabilmente sono illegali. Vabbè, come non detto, vorrà dire che mi darò alla fuga. Di qua, scusate, aspetta. Prendo il barattolo di vernice. Così a caso, niente, qua non possiamo saltare, immagino, no? Anzi, sì, cioè facendo un bel saltino, sì. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Se vado ancora più su, che cosa troverò ancora più su? E chi lo sa, ragazzi? I segreti più incredibili del mondo. Wow. Vedi, vedete, le telecamere puntano praticamente dappertutto. È lì la polizia! La vedo!
La vedo! È di fronte a quella casa! Niente, raga, io me ne devo andare. Dobbiamo scendere, basta. Basta cincischiare, non mi interessa niente. Io devo arrivare a quella volante. Sempre se adesso mi ricordo come ci si arriva. Vabbè, è di là, credo. Credo di averla vista di là la polizia in qualche modo. Eccola là! Ecco la volante! Come ho fatto a non vederla prima? Poliziotti! Signori poliziotti, mi vedete? Sono stato colpito, sono stato rapito. Mi hanno rubato la macchina fotografica. E questa è la casa del vicino. Dove sono finiti i poliziotti? Li ho visti un attimo fa. Che vuole Gianluigi? Io mi sto spaventando, ragazzi. Ma che cosa stai... Ma che combini? Ma mi vedi? Ma è lui o non è lui? No, non è lui. Salve. Oh, che? What the fuck? Con sta musica da paura. Ok, quindi è lui. Ma si è mascherato. Ma che cosa ti sei vestito? Scusa, da sceriffo. Ma che vai facendo? O è un poliziotto? È un poliziotto, state indagando, davvero? Allora. Allora non posso entrare. E quindi immagino di dover entrare, giusto? Devo riuscire ad entrare in quella casa, ragazzi. Non mi interessa come farò. Ma posso entrare anche nelle altre case, per caso? Scusate, fatemi vedere un po'. Magari qualcuno mi sa di qualcosa. È permesso? Posso sfondare la porta? C'ho il mio piede di porco? C'ho il mio piede di porco, sfondo la porta. No, non sfondo la mazza. Come l'ho detto, allora è qua che devo entrare. Mi sembra di aver capito, evidentemente, ragazzi. Quindi se io mi nascondessi sotto i cespugli, lui di regola non mi dovrebbe vedere, giusto? Giustissimo, ci sono tutte le tende tirate. Che è? Che c'è? Che è? Oh, no, 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 no. Non vi inventate niente. Come cavolo ha fatto a vedermi? Oddio, mi ha raggiunto. Me ne vado. Pezzo di sterco che non sei altro. Voi non sapete che cosa ho visto. Oh, come cavolo ha fatto a vedermi, ragazzi? Parliamone. Vabbè, ma... cioè, qua la situazione è drammatica, ragazzi. Oh, qui c'è la porta che dà al seminterrato. Secondo voi se ne accorgerà? Se entro di soppiatto. Apri, apri. Sfondala, sfondala, cavolo. C'hai un piede di porco, non me la fai aprire. Questo è scandalo, scandola, ragazzi, scandola. Dov'è il bastardo? E salgo da qui. Che bello, te l'ho fatta, vecchio baffone. Ok, qua ci sono le sbarre alla finestra. Qua posso aprire? Dai, usa il piede di... No, la vernice, il piede di porco. Che me ne dovrei fare della vernice? Non ho ancora capito. Il piede di porco di regola serve a... ragazzi, a forzare anche le finestre. Però niente, c'è sta una sbarra di legno. Non posso entrare da qui. Perché cavolo mettere una scala qui e illudere un povero cristiano che si possa entrare da qui? Magari posso aprire la porta. Ah, posso aprire la porta, ma è già aperto. Che cosa avete trovato? Io voglio sapere, sono della stampa, è il mio lavoro. Che cavolo avete trovato? Che cos'è sto rumore? Fermi. Boni, coltello. Che ci dovrei fare con questa? Perché l'ho attivata? What the fuck? È andato via, non è andato via. Questo è un bel guaio, ragazzi. L'ho attirato senza manco volerlo. Io non so che cosa devo fare adesso. Se azzardarmi a uscire. Mi azzardo a uscire, va bene. Vado. Il cesso. Nel cesso ci sono sempre prove compromettenti. Oh, no, prendi il coso. Il coso. Ah, non lo posso prendere? Va bene. Ha molto senso. No, non tirare lo sciacquone. Che sta succedendo? Oh, sta musica ansiogena mi sta fa venire infarto, Dio santissimo. Minchia, regà. Ma che è? Ma che cavolo di gioco mi avete fatto giocare? Che cosa ho aperto? Oh, la doccia. No. Oh, cavolo. Oddio, no, non mi dica il controller qua dentro. Oddio, arriva. Devo stare attenta a non attivare cose che possano fare rumore. Tornerà qui, spero.
tornato qui e bisogna andare in bagno? Ti prego, fa che non sia la numero 2. Che sorbirmi anche il tuo puzzo? Per favore, no. Io non so che fare, raga, a sto punto. Cioè, veramente sono nella merda. Benissimo, come non detto, sono stata beccata come una polla grazie alla doccia. Ecco qua, mi ha visto già. Mannaggia la pupazza, mi vuole uccidere. Stupido baffone. Ok. Allora, questo, ragazzi, è un dilemma per me. Perché davvero vorrei capire cosa devo fare. Dovrò forse trovare delle prove compromettenti all'interno. Non saprei, fa azzardo. Provo, ci provo. Ci provo, sperando che non sia giusto qua fuori. Cioè, qua dentro, perlomeno. Va bene, allora, nel cesso già ci sono stata, ragazzi. Io direi di azzardarmi nel resto della casa. Cioè, potrebbe essere dovunque. Ok, vado. Non posso strappare il coso qua. Va bene, proviamo in un'altra stanza. Ehi là, salve. Chiudi anche la porta, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Qua serve una combinazione. Allora, nel cesso ho trovato il 6. Qua c'è l'8. Però bisognerebbe capire qual è l'ordine, insomma. E quanti numeri servono. Boh, ragazzi, questa è una bella domanda. La sveglia non la tocco neanche con le mani di un altro. Oddio, che ansia, ridotto. 1, 6, 8, quanti numeri? Numeri ho visto, ragazzi, fino ad ora. Mi piacerebbe tanto adesso avere i sensi del ragno che avevamo su The Last of Us, ragazzi. Il tipo suppongo sia fuori, almeno mi auguro. È qua fuori, credo, ragazzi. E la madonna, guardate quanti lucchetti che ci sono qua. No, 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 ragazzi, no. Tutto ciò è impensabile. Io non so cosa fare. Ed è tutto un enigma. Un enigma pazzesco, incredibile. Ma scusa, col piede di porco non posso rompere sta roba qua, scusate. No, servono proprio delle forbici, proprio specificato. Questo magari in cucina. Qua ci sono dei coltelli, non vorrei essere pignola. Però potrebbero andare bene anche dei coltelli, eh. Però forbici non ne vedo. Questa che succede? Che stupida. Ehi, buon uomo, salve. Me ne sto andando, non si preoccupi. Vado via. Me ne vado, me ne vado. È più complicato di quello che pensassi, ragazzi. Oh, qua ci sono i sacchi della monnezza. Che cosa cavolo me ne dovrei fare di tutti questi sacchi della monnezza, che sembrano stronzi visti così. È tutto estremamente curioso, ragazzi. Però io credo, ragazzi, che a questo punto delle cose mi serviranno delle vostre indicazioni. Perché sinceramente davvero non so che cavolo fare. Allora, ragazzi, io direi che questo primo episodio potrebbe dare spunto ad altri episodi. In questo ovviamente non è successa una beneamata mazza. Perché? Perché principalmente non so davvero cosa dover fare. Quindi dicevo che potrebbe dare spunto ad altri episodi, però col vostro aiuto, ragazzi. Quindi se davvero doveste volere altri episodi random del sabato su questo gioco per le prossime settimane, mi dovete dare una mano e quindi lasciare qua sotto in commento possibili suggerimenti e consigli su cosa fare e su come comportarmi. E ovviamente darmi, ragazzi, qualche dritta per capire quello che effettivamente devo fare dentro questa casa. Quindi direi che questo episodio di oggi termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!